Osservo con inatteso distacco il bianco che lentamente sta passando dalla barba ai capelli. Non mi ha mai spaventato il tempo, ma la possibilità di sprecarlo. Ora un caffettino ci vuole. Buongiorno, la destinazione di oggi è Padron, una ventina di chilometri, e domani si arriva a Santiago. Poco più di 30 a Santiago. La tappa di ieri è stata molto carina e anche abbastanza semplice da fare. Anche questa di oggi non è molto complicata. In tutti e due i casi una ventina di chilometri senza troppi dislivelli. Qualcuno ogni tanto sotto nei commenti mi chiede perché continuo a tornare sul cammino e se a lungo andare può diventare ripetitivo o noioso. Rispondo subito dicendo assolutamente no. Con il tempo ho capito che ogni cammino ha una storia a sé. Qui apprendo sempre qualcosa di nuovo e mi dà sempre tante emozioni positive. A tal proposito voglio leggere un commento dal mio video precedente di Elena Mantovani. Ciao Francesco, tutto meraviglioso, ci fai sognare. Come sempre ci trasporti in un'altra dimensione e ci fai capire che esperienze come questa sono fonte di crescita personale. Sì, un altro modo di concepire la vita è possibile, è necessario per dargli un senso. Ciao Elena, sei davvero sempre molto gentile, grazie di cuore. Queste sono altre importanti motivazioni che hanno portato me ed altri a tornare su questo magico cammino. L'ostello è praticamente in quella chiesa.
Davide non sa distinguere. No, è andato con un po' di strillo. Ciao Frank, a dopo. C'è Frank. Buongiorno Davide. Buongiorno. Si va? Si va. Buongiorno a tutti, oggi arrivo a Santiago, saranno circa più o meno 25 km. Ma per ora ho solo bisogno di un caffè. Ciao Frank, a dopo! Micio, andiamo. Scendi. Thank you.
bene per Santiago. Meno 10 a Santiago. Santiago. Ogni volta che intraprendo un nuovo cammino mi chiedo se sarà stimolante quanto quello dell'anno prima. Ed ogni volta che raggiungo Santiago e scorgo in lontananza il campanile, mentre mi avvicino mi chiedo se proverò ancora le stesse emozioni. Una cosa è certa, ogni volta che torno a casa può passare qualche mese, un anno, ma poi sento nuovamente il cammino chiamarmi e non posso far altro che iniziare a ripreparare lo zaino. Ci siamo! L'abbiamo grandissimo. Ma Gagno mi sono messo spalle. Vai, voglio mi fare. Adesso che c'ho le cose che ti ho messo. Grandissimo. Grande, fra.